Fellini, come ha saputo? Quando dell'Oscar che le hanno dato? Ah, l'ho saputo da Sordi, da Alberto Sordi, che mi ha telefonato alle 8:15 e mi ha detto: Federico, mannaggia, volevo darti la bella notizia. Avevo detto anche alle mie sorelle, a mia sorella mi ha detto: chiamatemi, che voglio telefonare a Federico appena la radio. Se purtroppo non te l'hanno data, mannaggia, proprio adesso la radio ha detto che l'hanno dato a Tanio Boccia. Però, il modo come l'ho detto, ho capito, insomma, che voleva scherzare. Eravamo due poveracci, proprio senza una lira, andavamo a mangiare in una latteria in via Frattina e ci eravamo accattivati la simpatia della cuoca. Ordinavamo uno spaghetto e lei sotto ci metteva due bistecche e due uova. Io e Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera. Sognavamo, parlavamo di aspirazioni, progettavamo di diventare io un grande attore. E lui sosteneva sempre, dice, ti assicuro Albe che io un giorno diventerò un grande regista, forse il regista più grande del mondo. Solo che lo dovevo sostenere, aveva fame, gli era rimasta solo una testa così piena di capelli su un corpo che ormai non si sosteneva più perché era debole, deperiva di giorno in giorno. E io non potevo fare niente per lui, potevo divertirlo, potevamo ridere, scherzare insieme, ma non potevo sfamarlo perché anch'io ero un poveraccio, non c'avevo una lira. E poi arrivò il suo angelo salvatore. Conobbe una ragazzina che faceva la radio, si chiamava Giulietta. Lui scrisse per lei una rubrichetta alla radio e si fidanzarono. Lei da buona emiliana lo cominciò a cucinare agnolotti, lasagne, tortellini e cominciò a ingrassare Federico. Cominciò a camminare da solo, cominciò a scrivere e cominciò a lavorare. Tutto quello che vi racconteranno, che non sia quello che vi ho raccontato io, probabilmente non è la verità. E sapete perché? Perché probabilmente gliel'ha raccontata lui. Perché dovete sapere, oltre ad essere un grande regista, Federico Fellini è anche un grande bugiardo, forse l'uomo più bugiardo del mondo. Però Federico c'ha una capoccia così, eh. Fellini era un mio grande amico, dai primi anni di guerra conobbi Fellini e ci frequentavamo non perché lui. Perché per la sua personalità, che non è mai cambiata, Fellini di allora, quando aveva 20 anni, è quello di oggi. Sordi, mai come ora si parla di Fellini, se ne parla bene e si continua a parlare bene di Fellini. Se lei però dovesse ricordare un difetto di Fellini, magari anche un simpatico difetto, quale ricorderebbe? Ma difetti tanti ce n'aveva Fellini, era bugiardo, raccontava delle storie, questa cosa, ma questo faceva parte della sua personalità. Non bisognava mai credere a Fellini perché non diceva mai la verità, ecco, diceva un sacco di bugie, se questo si può chiamare difetto. Peraltro era di un'indolenza tale, tant'è vero che il suo genere di cinema lo ricostruiva tutto in teatro, ma anche per indolenza, perché non. Quello lo portava, diciamo così, a realizzare un cinema unico al mondo che non faceva nessuno, perché c'aveva a pochi metri il mare e lo faceva di plastica in teatro, perciò puoi immaginare. Federico! Ma quanto costa da 10 miliardi, 20 miliardi, mi hanno detto. 20 miliardi. Scusa, Federico, ma perché non hai pensato a me? A te? Oh, mica per i miliardi, eh? Ah no, per i miliardi. E per che cosa allora? Per cosa? Casanova, no? Federico, guardami bene, guarda il profilo. Non ti ricorda niente. Ma non hai visto mai un ritratto di Casanova? E beh, la fotografia mia, eh? Che c'è qui? Guarda, oltretutto, Casanova è un personaggio che mi è molto simpatico a me. Oh, non si è sposato mai. Tieni, guarda. Federico, guarda, non so quale. Uguale, non somiglia a quello. Oh, sì. Dove sta? Eccolo. Uguale, identico. Tieni. Tieni, Federico. E chi può resistere a uno come me? Non c'è la moglie. Ma chi è la moglie? Ma ci pensi bene, chi è? È un'estranea la moglie. Ma tu ti immagini la mattina svegliarti e trovate vicino a te sto fagottone? Oddio, chi è? Che fa lei al letto mio? Amà! Io scherzo, ma è vero, è così. La vera moglie,
La moglie è difficile trovarla, cara signora. Ma come dovrebbe essere questa moglie? Come dovrebbe essere? Eh sì. Molto, ma molto comprensiva. Ecco.